schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch facile facile da fare da soli ragazzi, quindi ve lo fate in sessione solo in video da soli e senza necessità di nulla ragazzi, avete bisogno solamente di un bunker e di un hangar. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Dovete chiamare un'auto da un altro garage, in questo caso la vado a chiamare dalla base operativa e la faccio arrivare vicino a me ragazzi. Quindi quando avremo l'auto che cosa dovremo fare? Dovremo entrare nel bunker. Allora, preciso che nel bunker dentro al com non deve starci nulla ragazzi, quindi diciamo che vi sia chiara questa cosa insomma. Quindi entriamo nel bunker con l'auto e una volta che saremo entrati nel bunker con l'auto la lasceremo lì fuori sulla piazza sulla piazzola di parcheggio che sta all'interno del bunker ragazzi, non dovremo metterla nel centro operativo ma dobbiamo lasciarla qui. Allora ragazzi, questo glitch non servono targhe personalizzate, è veramente facile. Poi se avete le proprietà come ce l'ho io, che sono vicinissime, l'hangar e il bunker, è abbastanza semplice. Io qui divento CEO ragazzi, mi chiamo un Buzzard e me ne vado all'hangar. Allora l'hangar ragazzi deve essere pieno di veicoli, se non li avete chiamate il Buzzard della Pegasus e riempite l'hangar con questi Buzzard come ho fatto io ho riempito l'hangar con i Buzzard della Pegasus, non con quelli del CEO perché non entrano, con quelli della Pegasus ragazzi, o comunque con un qualunque velivolo che avete comprato dalla Pegasus che vi dà a costo zero, lo prendete e lo buttate nell'hangar. Quindi io a questo punto vado nell'hangar . Ripeto ragazzi, l'hangar deve essere pieno, sì o sì ragazzi, lo dovete avere pieno di veicoli. Lo so, ci metterete un po' a riempirlo di veicoli, però comunque sia il glitch vale abbastanza la pena ragazzi, è molto rapido e si fanno diciamo abbastanza in fretta le duplicazioni. Come vedete io ce l'ho pieno di Buzzard, quindi a questo punto salirò su un Buzzard, la stessa cosa dovrete fare anche voi. Premete freccia destra per andare nell'officina e dopodiché ragazzi dovrete premere cerchio e scendere dal Buzzard. Vedete, io sono nell'officina, premo cerchio, torno indietro e scendo dal Buzzard ragazzi. L'unico passaggio che dovete fare è questo. Voi direte, cazzo ma così semplice? Sì ragazzi, è realmente semplice. Allora ragazzi, c'è un money freeze ma io non credo di portarlo perché secondo me non vale la pena portare questo money freeze, anzi in questo periodo sono anche un pochino contrario a portare tutto il resto dei glitch perché non voglio essere diciamo il colpevole se magari a qualcuno di voi tolgono le proprietà o tolgono altro per causa dei glitch, perché comunque sta succedendo un po' di casino con la Rockstar, non si sa se hanno tolto casualmente in maniera random o se hanno tolto a tutti. Per esempio a me non hanno tolto un cazzo e io comunque i glitch li faccio, quindi io penso che il meccanismo di Rockstar sia un po' in maniera random e come ho scritto nel gruppo ci può stare che magari hanno messo qualche codice nel gioco che diciamo
verifica nel momento in cui state facendo i glitch e vi potrebbe togliere tutto. Per esempio a qualcuno è comparso sei un baro, è stato buttato nella storia e dopodiché quando è tornato in online non ha più nulla. Allora ragazzi, qui siamo tornati nel nostro, diciamo, bunker. Come vedete la targa è questa. Quando io salirò sull'auto la targa cambierà, ragazzi. L'unica cosa che ci resterà da fare è salvare l'auto nel centro operativo. Quindi entreremo nel centro operativo, usciremo e l'auto sarà nostra. Allora, qui c'è una piccola cosa da spiegare, ragazzi. Qui adesso l'auto voi la dovete portare o in un garage o la andate a vendere. Però se state facendo il glitch a nastro, non vi consiglio di vendere le auto una dietro l'altra, perché potreste essere soggetti a blocco, soggetti a qualunque sanzione. Quindi vi consiglio di avere anche un garage vicino e mettere l'auto nel garage. Io adesso vi faccio vedere, ragazzi, che l'auto originale di questa sta nella base operativa, che è dove l'ho presa all'inizio. Quindi andiamo in base operativa, vedete che non mi fa entrare perché avevo la base operativa piena. Quindi vi ricordate questa targa e vi ricordate anche la targa dell'inizio, insomma. E adesso andremo nella base operativa e troveremo l'auto con la targa iniziale. Allora, per ripetere il glitch, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare quando avete messo il clone in un garage qualunque è tornare nel bunker, richiamare il meccanico, richiedere un'altra LG, metterla nel bunker e fare tutti quanti gli stessi passaggi, così per ogni auto, ragazzi. Vi faccio vedere la data e l'ora in cui ho girato il glitch. Come ho già detto, il glitch è semplicissimo, ragazzi. Io vi consiglio di approfittare di questo glitch, ma di andarci anche cauti, ragazzi, con i glitch in generale. La maggior parte dei glitch che ho portato questi giorni indietro funzionano tutti, quindi avete solamente l'imbarazzo della scelta. Avete anche capito la motivazione per cui non sto portando i glitch. Porterò un altro video, ragazzi, più tardi, ma non parlerò di glitch in quel video, ma di tutt'altro. Quindi, detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. See you.